Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». E in questo Vangelo vediamo un linguaggio particolare di Gesù. Vediamo quasi tre situazioni, tre sequele. E il primo, questo tale che dice: «Ti seguirò dovunque tu andrai», e altri due che vengono invitati a seguire ma dicono: «Lasciami compiere prima una sepoltura, lascia che io saluti quelli di casa mia, il saluto», che sono cose importantissime, sono beni importanti. Ma qui probabilmente c'è anche una questione di scelta alla quale è bene fare attenzione. Scegliere non è tanto scegliere fra il bene e il male, ma scegliere fra un bene importante è un bene secondario. Scegliere tra il bene reale e un bene apparente. Il primo che dice: «Ti seguirò dovunque tu andrai», fa ricordare forse Pietro, troppa fedeltà e poi nel momento della verità torna indietro. E ciò che è fondamentale qui sicuramente è arrivare alla meta. E evitare qualsiasi cosa, qualsiasi passo indietro rispetto a questa priorità. Non ci sono due priorità, ma la priorità per sua natura è unica. Noi a volte nella nostra vita confondiamo questo e crediamo di porre insieme priorità diverse, ma per definizione, soprattutto presso Gesù, e nella sequela la priorità è assolutamente unica e esiste quindi un bene da fare. Certamente è un cammino, non si fa nulla senza riflettere, senza un cammino di discernimento. Ci sono cose importantissime, verità bellissime, ma che probabilmente non è la mia verità, non è quella che io sono chiamato a fare. E questo che diceva: «Ti seguirò dovunque tu andrai», nel Vangelo di Giovanni Gesù proprio invita ad un cammino: «Vieni e seguimi, vieni e vedi». Cioè, se uno parla del proprio essere prete, non sono io che faccio il prete, ma è il Signore che mi chiama e Lui decide come posso fare io il prete, veramente, se è una questione della nostra chiamata, affidarsi tanto a Lui. E non sono io che lo seguo dovunque Lui vada e gli vada, come una questione di eroismo, anche perché a volte può essere un cammino veramente complicato, veramente difficile, ma è Lui che misericordiosamente apre la strada e io umilmente, se ce la faccio, lo seguo. È importante il discernimento, scegliere fra il bene, fra un bene apparente e realmente un bene reale, che veramente è la mia verità. Sia lodato Gesù Cristo.